Benvenuti in questo video, io sono Johnny95 e questo è Rise of Kingdoms. Siamo qui, novità, so che volete sapere la novità, quindi adesso vi dico le novità e poi vedremo di fare qualcosa, intanto ci aggiorniamo qua. Allora, intanto voglio sapere da voi, prima di andare avanti, chi sta seguendo questa serie appunto, se volete che, cioè, se magari ho visto che ho corso dei miglioramenti, comunque i miglioramenti continuano ad allungarsi il tempo di miglioramento, quindi ci metteranno ore, ci metteranno giorni, ci metteranno un sacco di cose. Volevo sapere da voi se potevo non farvi sempre, cioè adesso sì, farmi un video a settimana, quindi avete tempo per dirmi come la pensate. Volevo fare che più avanti fare magari un video ogni 2 settimane, oppure un video ogni 3 settimane, un video al mese, in modo da farvi vedere solo i progressi, cioè farvi vedere un po' di progressi, perché appunto ci metteranno giorni, ci metteranno ore, ci metteranno un sacco di cose, quindi ci vorrà un sacco di tempo per fare i miglioramenti, non solo per il quanto vale appunto il costo del miglioramento, perché più andiamo avanti più i costi aumentano, ma anche per i tempi di miglioramento, che sono lunghi. Più andiamo avanti sono lunghi. Per portare il municipio all'11, che appunto in questo video c'è il municipio all'11, ci sono voluti quasi un giorno. Quindi già comincia a essere così. Non voglio immaginare al municipio 25 quanto ci metta. Ci metterà un sacco di tempo. Come novità abbiamo gli ospedali al 10. Tutte e tre al 10. Infatti adesso dovrei rigenerare le truppe. Facciamolo subito, perché qua si perdono di tempo, dopo non va bene. Dobbiamo ospedare a 10, tutte e tre, quindi adesso posso curare più guerrieri. Poi ho portato il muro a livello 10, la torre di vedetta a livello 10 e il municipio a livello 11, perché ho fatto tutto a 10 e adesso posso passare al municipio 11. Infatti sono passato al municipio 11. E la gran novità del municipio 11, perché con questo municipio 11 possiamo inviare 3 marce. Sapete cosa vuol dire questo? Cioè meno tempo da perdere per fare i barbari, perché userò tutte e tre le marce per fare i barbari, o fare le risorse, ci vorrà meno tempo, magari farò più raccolta risorse del previsto. Infatti adesso il primo l'ho mandato qua a fare l'oro. Il primo sappiamo fare l'oro e farmi l'oro. Poi stasera, quando avranno finito, cioè stasera non è quando vedete il video, perché quando vedete il video sarà già passato, però in questo momento sto facendo il deposito d'oro a livello 6, che sto farmando l'oro. Abbiamo il secondo sul legno, sto farmando il legno, il terzo sull'oro, perché di oro me ne serve tanto, quindi adesso è quella che ho di meno di risorsa, quindi sto farmando più oro che altro. Però tanto questo finirà presto, quindi dopo si libererà la marcia e magari farò qualcos'altro. Noi abbiamo municipio 11 e sono felice di aver raggiunto questo obiettivo, perché appunto non... vedete quanto stiamo registrando? Sì, ok. È importante, perché ogni livello di municipio porta un nuovo miglioramento. Infatti vedete che ho 41.264 gemme, perché le sto continuando a farmare, sia per fare i libri che per fare i livelli 25, che faremo più avanti. Adesso andiamo ad aprire un forziere, che sennò qui mi rimane impallato il forziere. Ok, perfetto. Poi prendiamo le truppe. Vai, vai, altre truppe verdi. Per ora posso fare quelle verdi, poi dopo più avanti farò anche quelle blu, quelle viola, quelle leggendarie. Le leggendarie devo vedere se ci arrivo, perché per le leggendarie serve un sacco di potenziamenti e non so se riesco a raggiungere, perché mi servono un sacco di gemme. Quindi non so se riusciamo a farle il T5. Però fino alle viola posso farle. Dopo magari mi direte voi se volete vedere che io arrivo alle T5, cercherò di fare gemme e arriverò alle T5 il prima possibile. Naturalmente considerate che non so io, quindi alle T5 ci devo arrivare gratuitamente, senza sciopare, un free to play, quindi devo arrivarci gratuitamente. Ed è importante non sciopare nei giochi, perché sennò diventa una cosa, cioè uno spreco di soldi. E quindi siamo qui. Poi adesso andiamo a prendere le ricompense. Ok, sono a 65 su 100.
E con il municipio 11 si sono aperte nuove missioni, quindi adesso posso fare più facilmente le missioni, grazie appunto ad aver salito al municipio 11, perché sennò non ci riuscirei. Quindi va bene così. Spero che sia una cosa positiva anche per voi, ma per me va bene così. Poi possiamo costruire la quarta segheria col municipio 11. Adesso portiamo subito. Perfetto, quattro segherie. Il mercante si è attivato, me lo farò off camera, non andrò adesso a comprare cose dal mercante perché sennò prolunga il video e magari non mi interessa. Quindi adesso intanto facciamo il fatto il mercante, adesso andiamo a vedere le missioni. Allora, questa qua da 10 punti e l'altra, prendo questo, esplora 5.000 bachi di nebbia sulla mappa, fatto. Potenza comandante a livello 16, fatto. Mantiene un totale di 30.000 unità all'interno della sua città. Fatto. Completa 16 missioni della spedizione. Il potere ha raggiunto 150.000. Siamo 1.628.000. Quindi siamo oltre. Porta il municipio a livello 12. Ho 900 gem. Va bene. Ci vorrà un po' di tempo perché faccio un edificio al giorno. Però ci vorrà il suo tempo. Quindi abbiate pazienza e vi porto i progressi. Naturalmente farò un po' di progressi alla volta. Non vi farò vedere tutti i progressi in un municipio allo stesso video perché cioè, faccio uno al giorno, quindi non è che posso fare miracoli. Però siamo qui perché adesso vi faccio vedere i comandanti. Ok, mercanti non c'entrano niente. Vabbè, ho centurione 52. Allora io devo dire una cosa importante di questa cosa qua. Molti di voi quando io mettevo nel titolo centurione 52, centurione al 50, venivate sotto i miei video e mi dicevate: oh, stai sbagliando, perché lo stai facendo, per quant'altro. Adesso che sto potenziando, in questo caso Sunzi al 38, sto potenziando Sunzi e altri comandanti non verdi, non arriva più nessuno a commentare. È un problema questo. È un problema. Cioè, state capendo cosa stiamo facendo? Non lo so se state capendo, ma comunque vi faccio riferimento a questa cosa perché è importante farvi capire che appunto voi dovete esserci non per criticare le persone che non stanno facendo una cosa sbagliata, una cosa giusta, ma per godervi il video e intrattenervi. Per questo dovete guardare i video, quindi se non guardate più video, cioè non ha senso. Poi sto portando Sharka e Lancillotto su, le voglio portare al 30, adesso li sto livellando, poi toccherà a Tomoe e a Costanza. Questa qua, Costanza. Così avrò tutti i comandanti blu almeno al 30. Così dopo posso utilizzarli meglio. Infatti posso livellare le loro abilità ed è molto meglio, no? Quindi io spero di fare la cosa giusta. Ma vedete quanto stiamo registrando? Ok, sì, stiamo registrando abbastanza. Adesso abbiamo la quarta segheria con il municipio 11 e tre code in invio truppe, quindi abbiamo un miglioramento evidente dopo il municipio 11, quindi spero sia una cosa positiva anche per voi e andiamo avanti col video. Allora, fammi prendere la ricompensa. Ok, possiamo prendere le ricompense del livello dei 80 punti. Ok, andiamo ad aprire i bauli e poi chiudiamo il video, tanto non c'è molto da farvi vedere. Apriamo i bauli, vediamo cosa troviamo in questi bauli. Ok, lancillotto, questo lanciere draghi che non mi serve, non mi serve più. Lanciere draghi, stavo per dire un altro comandante, però ok, mi sono corretto subito, quindi non criticatemi per questo, che mi sono corretto subito. Vabbè, apriamo questi forzieri, tanto a voi poco importa, però è fondamentale che voi guardiate i video, perché più video guardate meglio è. Perché mi dà più progresso, mi fa salire di visualizzazioni e posso iniziare ad avere un percepire qualcosa, quindi mi serve Sarka, intanto abbiamo trovato Tamara e Lanciere Draghi. Ok, Tamara mi serve, Lanciere Draghi no, quindi puoi smettere di darmelo. Questa città non mi serve, però me l'ha dato. Magari userò le teste in più per potenziare le stelle degli altri comandanti della stessa rarità. Quindi sarà buono. Ok, questo qua. Ok,
Teatrice, va bene. Lancillotto, va bene, ok, non mi servono, ma grazie per avermi dati. Lancillotto non lo so se mi servono, perché magari ho qualche stella che mi manca. Ok, Maglio non mi serve. Vai. Matilde del Fiandre, Herman. Ok, loro sì, mi vanno bene. Però vai a trovare nuovi comandanti. Quindi se mi dai nuovi, possiamo trovare qualcosa di buono in questo video. Imhotep. Ok. Quello che l'hai non sia né troppo alto né troppo basso. Ishida e Gaio Mario. Ok, Ishida va bene, Gaio Mario non tanto, perché tanto non posso sviluppare le sue abilità. Quindi devo sviluppare quelle degli altri. Ok, Kuzunoki. Va bene. Andiamo avanti. Baibars, Federico I, Lancillotto. Va bene, tre in un'unica baule. Gaio Mario, Sarka. Ultimi sette bauli. Sarka, un sacco di Sarka. Tanta roba. Lancillotto, 367 Lancillotto, cioè 377. Se voi immaginate quanti testi sono, 309 di Sarka. Ce ne sono tante. E non so neanche se mi serviranno tutte. Magari alcune saranno doppioni e non le posso utilizzare, almeno nelle stelle posso utilizzarle forse. Sarka, di nuovo, Gaio Mario. Dammi qualcosa di leggendario. Sarka, Lancillotto. L'ultimo baule. L'ultimo baule. Sarka. Vabbè, vedi, mi danno solo quelli, quindi devo potenziare Sarka e Lancillotto, perché me ne stanno tantissime, le stanno dando. Quindi devo livellare loro. Va bene, allora io spero che il video vi sia piaciuto. Video tranquillo, non troppo lungo, in modo da non annoiarvi troppo e in modo da far enunciare i miei progressi. Quindi stiamo andando avanti, non so come chiamerò questo video, però sappiamo che stiamo facendo progressi. Quindi lasciate like per questo, un commento per darmi la vostra opinione, iscrivetevi al canale se nuovi, condividete e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!